Ciao a tutti, voglio partire oggi con un gioco che ha qualche anno alle spalle, ma che mi interessava fare già da diverso tempo, anche e soprattutto perché mi interessa poi fare anche il secondo, che viene ritenuto anche migliore di questo. Dipende dalle opinioni, ci sono opinioni alternate a riguardo. Voglio farlo in co-op, voglio farlo con mio amico Riccardo, che vedete qua. Ciao. Che è con quello con cui ho partite di Overwatch. Lui si chiama Martello in Overwatch, per chi lo conosce. Poi abbiamo fatto recentemente Sword of Ditto, in co-op abbiamo fatto Cuphead, eccetera, eccetera. Niente, partiamo direttamente, facciamo una nuova partita, facciamo multigiocatore. Ci sono diversi livelli di difficoltà, però da quello che mi ricordo, perché non lo avevamo provato a giocare, ciao Zach, l'avevamo provato a giocare a suo tempo ed era bello tostarello all'inizio. Partiamo con la modalità classica, che dice che è un equilibrio tra esplorazione, avventura e combattimento strategico. Tra l'altro, all'epoca non lo avevamo iniziato, ma l'avevamo giocato in coop. Mi ricordo a casa sua lo giocavamo in LAN, però all'epoca era tutto in inglese. Questa cosa, insomma, un po', siccome c'è tanto testo da leggere, il gioco è un Pesante. classico JRPG occidentale, come vengono chiamati. Quindi è abbastanza classico come struttura e c'è tanto 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 da leggere. Comunque, ok, partiamo con modalità classica. Lui si può, da quello che mi ricordo, si può unire solo dopo la creazione dei personaggi, che cerchiamo di creare abbastanza velocemente. Abbiamo fatto un po' di letture sulle classi consigliate. È un casino perché c'è chi consiglia una cosa, c'è chi consiglia un'altra. Più che altro perché dicono che nella parte iniziale, e ce lo ricordiamo tutte e due, ci sono un sacco di undead e un sacco di guerrieri scheletrici. E all'inizio, praticamente, tutti quelli che usano le armi con le spade, eccetera, non gli fanno un accidente a questi qua, mentre loro ti aprono in due. Quindi c'è chi consiglia, per esempio, di partire, ed è quello che faremo, con un mago e dov'è qua? Un ranger. Un ranger che tra l'altro ha una capacità di curare a sua volta, cioè a sua volta, come anche, se non sbaglio, il mago, mi pare aver capito, no? Il mago elementale ha la possibilità, mi sembra quella dell'acqua, forse, che può curare, credo. Non sono sicurissimo, comunque lo vedremo. Allora, creo io il personaggio. Ha invertito i cosi, vabbè. Mago, 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 ranger. Cosa facciamo? Facciamo la donna che è un ranger? Facciamo il mago. Sì, io faccio Ranger Donna. Ho visto che alla fine le classi che possono curare sono il chierico, che è il Vabbè, tipico, Chirico, e ovviamente. Ranger, però Ranger Il mago non lo può fa individuare allora. le trappole e così via. Il mago non cura. Se fa la specializzazione dell'acqua. Boh. C'è una lama d'ombra, ma Vediamo un attimo. costa più danno. Puoi guardare, c'è un maestro, Mastro Errante, che ha la stessa cura che ho io, che è primo soccorso. Mastro errante. Sì. Boh. Allora, comunque, si può personalizzare, penso, sì. Se non sbaglio, diceva di puntare molto sull'intelligenza, no? Sì, per il mago assolutamente. Costituzione determina ovviamente la salute. Si può togliere qua e mettere un po' più qua, sì. Boh, se no lo lasciamo così. Chiazza d'olio. Crea una superficie oleosa. Vampata e macigno come default. Allora, invertiamo il vabbè. Allora, c'è da vedere il ritratto perché chiaramente non corrisponde mai. Ok, dovrebbe essere questo. Mi piace perché te lo ti fanno un ritratto base, ma dopo non corrisponde. La voce da mago. Ok, sole d'agosto. Ma no. Mira speziata, biancheria 1, biancheria 2, biancheria 3. Questo è orribile.
Ciao biancheria 2. Accetta. Poi il ranger personalizza. Allora, cosa che accidenti c'entra quello? Ah no, hai detto che volevi fare la cosa. Carina la voce, avevi detto, Zack. Allora, avevi detto che volevi fare il... Facciamo il mago, ok. Facciamo il contrario, quindi. Allora, torniamo su Scarlet. Personalizza, facciamo mago. Vediamo che... Voce da mago. Adesso sembra un pazzo. Rovere profondo, sabbia fine, colore della pelle. Allora, prima cerchiamo, facciamo così, prima cerchiamo un ritratto che ci potrebbe essere carino. Questo qua è una specie di vichingo. Oppure questo. Ma, ok. Vediamo se c'è qualcosa che... Ok. Eccolo qua, to. Colore capelli. Vabbè, mi sa che l'unico è questo. A biancheria. C'è questo che sembra Capitano America. Voglio dire, lasciamolo perdere. Vabbè, facciamo questo. Accetta. Ovviamente non si può chiamare Scarlet. Come lo chiamiamo? Il mago. O se no invertiamo la Roderick. Che facciamo prima? Ok. Personalizza, se facciamo la femmina, dicevamo andiamo a dire la bionda, no, la rossiccia, facciamo la rossa. A parte che per una ranger non sarebbe male fare... Andiamo, ok. Mettilo in tratto selvaggio, tanto poi prenderò io possesso del player. Purtroppo non posso vederlo live. Potrebbe essere questa. Guardare, ma... con la zappo. Vabbè, non è proprio quella, ma c'ha... È l'unica che c'ha. Stai rossetto. Guardando il portrait adesso, giusto? Sì, sto guardando... Mi ricordo che la combinazione tra testa e capelli a destra e il ritratto, bisogna cercare di farli avvicinare. Sono colori terrificanti, alcuni sì, sono sì. Veramente orribili. La biancheria, dicevamo che va bene questa. Ok. Non la chiamiamo Roderick, com'è che era Scarlet, ma Scarlet non mi piace molto. No, chiamala Beatrix. Con la B maiuscola, Beatrix. È un po' più nome da mago quello, Beatrix, no? Sì, hai ragione, e se no... Com'è che l'avevi chiamata in... quando lo giocavi con coso? Come si chiama? Lord of the Rings. Ah, Lord of the Rings era... erano dei nomi più italiani. Larian. Era Larian, forse. Larian, sì. Guarda qua, scusa. Larian. Non è l'Arian Studios, questa. Che meglio. Sì, no, l'Arian con 2A. Vabbè, lasciamo Beatrix, punto. Allora, un cecchino con un leggendario talento nel salvaguardare se stesso. Uno studioso di magia, bla bla bla. Allora, in realtà si può anche personalizzare le armi, bla bla bla, artigianato, però... Destrezza, no? Consigliava di mettere, no? Che credo che sia ovviamente il talento base. No? Sì, è già impostato. Se tu fai ranger, è già impostato. Allora, lasciamo così, punto. Una destrezza alta, sì. Lasciamolo così. Ok, partiamo. Roderick, sì. Dai. Ok, nei tempi che furono, gli origomanti del Rivellon. Vabbè, e mendicavano i feriti tramite un grande potere chiamato Origine. Ma una terribile oscurità invase la terra e l'origine fu sempre, per sempre corrotta. Gli origomanti, che una volta curavano, adesso distruggono, in preda a pura follia. Un manipolo di coraggiosi cacciatori della sorgente è tutto quello che rimane tra Rivello e l'oscuro potere che minaccia di distruggerla. Ovunque appaia la sorgente, i cacciatori la seguono.
Bea. Vediamo. Infatti Larian Studios, non era Laurian forse, no? Laurian. Un 2A mi sembra strano, però vabbè. Sorgete splendete, cacciatore della sorgente. Il capitano mi vuole sul ponte. Sentite i gabbiani? Significa che siamo vicini alla costa. Non invidio voi altri che dovete andarci, maestri cacciatori della... La città è piena di non morti, assetati di sangue, corre 200 veloce, ma quello che dovete fare è indagare sull'assassinio, giusto? Dicono che sia stata la sorgente a far fuori il consigliere. La sorgente in una città come Cisel. Nessun posto è sicuro ormai. Ci siamo, capitano. Che i dei vi proteggano, cacciatori. Sarete felici di sapere che abbiamo raggiunto Cisel, ma ci sono problemi sulla costa, quindi siamo costretti a procedere con cautela. Ecco, date un'occhiata. Quelle navi sono navi degli orchi e ci stanno bloccando il passaggio. Vi porteremo il più vicino possibile alla città e vi lasceremo sulla spiaggia. Siate prudenti ora, gli orchi stanno attaccando. I non morti hanno bloccato ogni via d'uscita. E c'è un origomante a piede libero. Se volete ottenere giustizia per il consigliere, dovete restare in guardia. Possa la fortuna degli dei essere con voi, cacciatori della sorgente. Ovviamente cos'è l'origomante, cosa sono i cacciatori della sorgente, eccetera eccetera, si spera, ma presumo di sì, che si capisca mentre giochiamo, che ovviamente ci darà un po' il lore, come dire, il background della storia, insomma, del mondo in cui ci troviamo. Ok, siamo venuti qui con una barca a remi, a quanto pare. Allora, adesso provo a invitarti. No, invita i giocatori. È arrivato l'invito. Mi sto unendo. Ok. Come si faceva? Ok, dovrei in teoria controllare così. Ok. Sei già entrato? Sì. Però io volevo fare il PG. Okay. Perfetto. No. Ma come si fa? Cioè che dovevi passarlo in qualche modo. Ah, forse c'era. Riconnessione. Com'è che si faceva in effetti? Ah, qua, segna i personaggi. Ok. Ok, sì, esatto. Sì, no, che mi piace molto questo bestione. Ok, allora, se non sbaglio... No, con l'alt. Con l'alt vedi le cose che ci sono in terra? Sì. Ingrediente, può essere macinato in... c'è un autosave. Adesso, sì, conchiglia. È leggibile quello che devi... Almeno gli orchi quando attaccano sono riconoscibili per il loro fracasso. Gli origomanti invece ti colpiscono subito alla mente, senza preavviso e senza pietà alcuna. Origomanti okay. Sembra quasi tipo negromante. Ha qualche assonanza. Vedremo. Origo. Boh, chissà cosa ste... Oh, piena di conchiglie, vedo. Una pergamena. Cadavere, cosa ci fa lì abbandonato? Vediamo. Diario del viaggiatore. Leggi. Ok, sono felice. Le statue hanno esaudito il mio desiderio. La loro natura capricciosa, tuttavia, non deve essere presa alla leggera. Così, prima di solcare i cieli come un'aquila, tenterò un semplice salto della scogliera alla spiaggia. Dovrebbe essere roba da poco per un uomo che può volare. Se questo esperimento avrà successo, il sole sarà il mio prossimo obiettivo. Sì, cos'è Icaro questo qua? Quindi c'è questo demente si è buttato giù da qua, evidentemente. Santuario del passaggio. Ok, dice che... Devi leggerlo tu, Rick. Non è incredibile, l'uomo è saltato giù dalla roba per comando di alcune statue, è assurdo. Allora, beh, grandi imprese talvolta richiedono prove di fede. Probabilmente avrei fatto la stessa cosa.
No, pura follia, come si può essere così ingenui? Ok, devi scegliere quale leggere e leggila. Concordo? Dunque, concordo, forse scetticismo, ma anche una piccola prova è un'enormità per una mente razionale. Ok, pragmatico più uno. Vedremo. Ci siamo trovati d'accordo, infatti qua era molto carino perché le nostre discussioni davano punteggi di caratteristiche. Granata numero tosse. Qui c'è una cassa di legno. C'è uno zaino lì. Qua, morso incantato. Non si capisce dov'è. Ah, lì, ok. Preso. Andiamo. Ah, c'è dentro della roba qua dentro. No, è vuoto, l'ho preso io. No, no, l'ho preso io. C'è dentro... Aspetta un attimo, scusa, magari... Sai cosa fa? Fa cose diverse per... Dici? No, no. No, forse... Prova a lasciarla andare. Vedi la borsa? Sì. Prova a prenderla. No, è piena di roba. Hai visto? È la tua. Tienitela. Dai, Rick. Ok, perfetto. Ok, andiamo a vedere qua. C'è conchiglia, 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 conchiglia. Ma cosa che fa questa conchiglia? Dovrebbe esserci dentro in alcune una... Ah, una sì. Perla. Sì, sì, adesso mi ricordo. Ti ricordi adesso qualcosa, vero? Bisogna aprirle da qua? Sebbene questo guscio sia piccolo e modesto, un'inquietante esperienza digestiva passata ti spinge a cucinarlo a fondo prima di consumarlo. No, però dice di consumare. Lascia oggetto. Lascia oggetto. Adesso l'abbiamo consumato. Ma resistenza parla che all'acqua. Aumenta del 5... Se lo usi la esatto. Resistenza all'acqua. Resistenza all'acqua. Ok, andiamo avanti. Vieni. Ok, arrivo. Durata un turno. Vabbè, sto finendo. Questo? Cacciatore, porta la pietra al tempio. Non ci vorrà molto fare a pezzi questi mucciosi. Come vuole Madame Tramit. Capo misterioso. Livello 20. Livello 20? Destati morte imparziale. Distruggi i nostri nemici. Infatti. Simpaticissimi. Okay. Ok. Spero che se ne vada. Sì. Ok. E sono più avanti. Adesso vediamo come moriamo easy. Tocca a te. Cosa fa? Provare a vedere se riesco. Allora, vediamo. Beh, sono un po' distante, è entrato. Poi potevi avvicinarti. Freccia recuperata. Sì. Ah, però questo è già abbastanza morto. È allora, un'abilità che ho. Bastone del mago. Lancia un missile magico al tuo bastone che infligge 10-20 danni al secondo. Oppure abbiamo palla di fuoco. C'è una bella palla di fuoco che le becco tutte e due. C'è tutte e tre. Okay, questo è già andato fuori. Bene. Poi ho ancora niente, non posso. Passo il turno. È morto per la combustione. Ok. Il loro capo diceva qualcosa sulla protezione di una pietra. Pietro sottratto da questa cripta, immagino. Entriamo a dare un'occhiata. Ok, facciamo una cosa un attimo. Il volume è forse un po' basso, quello delle voci. Ok, dobbiamo parlare tra di noi. Quei ladri sono più che piccoli delinquenti. Il loro leader ha ridato vita ai morti. Quale pietra potrebbero mai essere così desiderosi di prendere? Allora, sì. Ok,
Non possiamo allontanarci dopo aver visto quest'uso infausto dell'origine. Questa origine non sappiamo ancora che cos'è. Ispezioniamo la tomba per vedere se rivela qualche indizio. Adesso mi ricordo perché l'avevamo giocato in inglese. Ricordi, il Origomanti era dall'origine, era forse. Source. Infatti, è origine. Origine Manti origine, sarebbe. Diciamo, esatto. Ok, va bene. Origine Manti. infatti, c'era la tua classe che era molto rigorosa sul. E invece, vabbè, le altre che erano più. Beh, avevo fatto la guerriera, non la guerriera, il cavaliere ho fatto forse l'altra volta. Comunque. Mm. Decidi. Vabbè, adesso vediamo. Esatto, per quello che ne sappiamo, questi ladri che diffondono oscurità potrebbero essere coinvolti con l'omicidio del consigliere Jake. Ok, quindi conviene. Indipendente più uno. Mm-mm. A proposito, a questi si possono raccogliere? Non possiamo interagire. C'è un mantello vecchio qua. Manganello vecchio, ok, l'hai preso. Basta. Ok, andiamo qua. Antico portale di pietra. Ci deve essere un dungeon. Oh.